Tremate, tremate perché le streghe sono tornate e con loro anche consigli cinematografici per la notte più terrificante di tutto l'anno, Halloween. Partiamo con una serie di video dedicato ai grandi cult da vedere proprio durante la notte delle streghe. Cominciamo però con Disney Plus in modo tale da poter cominciare un pochino più soft. Quindi, quali sono i 5 film da poter vedere per Halloween su Disney Plus? Scopriamolo dopo la sigla. 42. Ciao popolo Lega Nerd, io sono Gabriella e bentornato a un nuovo appuntamento con Binge Stream, pillole e consigli dal mondo del cinema e della serie TV. E visto che Halloween si avvicina, beh, non potevamo cominciare che facendo una serie di consigli cinematografici proprio perfetti per questa notte dell'anno. La notte più terrificante, nonché mia festa preferita. E visto che un po' mi piace definirmi la regina delle zucche, mi sembrava più che opportuno cominciare proprio con una piattaforma che potesse darci gli giusti spunti, soprattutto unendo un gusto un pochino più adulto con un gusto un pochino più infantile. Quindi andiamo a rispolverare insieme quelli che sono i 5 cult che potete trovare su Disney Plus perfetti per la notte delle streghe. E parlando di streghe, beh, cominciamo proprio con le tre mie sorelle preferite, ovviamente le sorelle Sanderson, e quindi con Hocus Pocus. Hocus Pocus, classico del 1993, è una commedia con un cast davvero stregato, composto da Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathie Najimy, nei panni delle malefiche sorelle Sanderson, Winifred, Sarah e Mary. 300 anni prima, nella cittadina di Salem, le tre streghe vengono impiccate, non prima però di aver lanciato una maledizione. Infatti, 300 anni dopo, nella notte di Halloween, verranno risvegliate da un gruppo di adolescenti un po' troppo curiosi e la loro sete di bellezza e fame di bambini porterà nuovamente la città di Salem al centro di una pericolosissima strage. Beh, se si parla di Halloween, ovviamente non si può fare a meno di citare quello che è il re delle zucche, ovvero Jack Skellington, e quindi, secondo titolo, Nightmare Before Christmas. Classico che va bene tanto ad Halloween quanto a Natale, Nightmare Before Christmas nasce dal genio contorto di Tim Burton, ma venne realizzato da Harry Selick. La storia segue le avventure e disavventure di Jack, scheletro re della festa delle zucche, un po' stanco però di festeggiare Halloween. Ed una notte, per caso, preso dai turbamenti, finisce nel villaggio di Babbo Natale, o Babbo Nachele, come lo chiamerebbe lui. Decide quindi di prendere le redini della slitta in mano e affidare alla sua Halloween Town la preparazione del Natale. Beh, inutile dire che non tutto andrà esattamente secondo i piani. Momento canoro, se comincio a cantare la chiave è in un mausoleo, che cosa vi viene in mente? Sicuramente non lo zecchino d'oro, sicuramente un corso di canto da pagare a Gabriella, ma forse anche la casa dei fantasmi. Basato sull'iconica Haunted Mansion, una delle storiche attrazioni dei parchi Disney, forse non proprio uno dei migliori film Disney in circolazione, ma la casa dei fantasmi ha il suo perché in questo periodo. Stanze spettrali, busti che cantano, atmosfere suggestive e creepy, fantasmi che danzano, amori finiti in tragedia e maledizioni da spezzare. Il mix perfetto per una notte delle streghe in chiave soft. E a tutto questo aggiungiamoci anche un Eddie Murphy con una buona performance che sa divertire sia i grandi che i piccini. Se parliamo di film Disney durante la notte di Halloween, ma in generale di film Disney, beh, sicuramente l'elemento della paura non è proprio una di quelle caratteristiche che generalmente ritroviamo. Però, per questa, diciamo, selezione di film da guardare, ho un'eccezione che fa il caso vostro e che effettivamente, oltre a parlare di argomenti abbastanza complessi e impegnativi, è riuscito anche a inserire per benino l'elemento della paura. Sto parlando di Non guardare sotto al letto di Kenneth Johnson. Frances ha 14 anni, è spigliata, intelligente e ha appena incominciato il liceo, ma una serie di avvenimenti assai strani cominciano ad accadere nella sua scuola, a tal punto da far venire il dubbio alla ragazza che qualcosa stia volutamente terrorizzando tutto e tutti. Un terribile Baobao ha deciso di rendere la vita difficile e spetta a lei sconfiggerlo, tra piccoli jumpscare e situazioni inquietanti, aiutato ovviamente da un amico speciale, o meglio, da un amico immaginario, Larry.
Chiudiamo questa selezione con un piccolo classico, meglio un classico rivisitato. Infatti su Disney Plus potete trovare sia il cortometraggio originale del 1984 che la versione in stop motion del 2012. Anche qui Tim Burton torna più in forma che mai e io sto parlando di Frankenweenie. Quando il cane da compagnia del giovane Victor, Sparky, viene purtroppo investito da un'auto, Victor decide di riportarlo in vita secondo l'unico modo che conosce, ovvero risuscitarlo durante una notte buia e tempestosa. Ma quando il piccolo mostro semina scompiglio e terrore nei cuori dei vicini di Victor, il povero bambino deve convincere loro e i suoi genitori che, nonostante il suo aspetto, Sparky è ancora il buon amico leale che è sempre stato e che spesso e volentieri l'aspetto non è tutto nella vita. Allora, come vi sono sembrati questi consigli? Qual è tra questi il vostro film preferito che non vi stancate mai e poi mai di vedere, soprattutto durante la notte delle streghe? Io vi aspetto nei commenti, mi raccomando, sono molto molto curiosa. Se questo video vi è piaciuto, pollicione in su! Se il video non vi è piaciuto, pollicione in giù! E se ancora non l'aveste fatto, iscrivetevi al canale YouTube di Lega Nerd, attivate la campanella per non perdere nessun tipo di aggiornamento. Io sono Gabriella, grazie ancora per essere stati con me in questo video e noi ci vediamo per una prossima collection. Ciao!